C'è posta per te, in scena, misoginia senza un intervento da parte della conduttrice. È quanto denuncia l'organizzazione non governativa Differenza Donna, che ha deciso di segnalare la puntata del programma condotto da Maria De Filippi andata in onda il 7 gennaio scorso e che ha visto come protagonista una coppia romana e il loro matrimonio interrotto. All'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Agicom. Per l'Associazione Nazionale Antiviolenza e Antistalking, attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità, la trasmissione avrebbe divulgato la storia di una relazione sentimentale connotata da sopraffazione, denigrazione e mortificazione dell'uomo sulla donna, rappresentando una dinamica misogina delle relazioni in assenza di qualsivoglia intervento correttivo da parte della conduttrice. Era stata Valentina, questo il nome della protagonista del racconto, a chiedere l'intervento della trasmissione per riconquistare il marito Stefano dopo averlo tradito perché convinta di essersi innamorata di un altro uomo. Ma è stato il racconto antecedente alla decisione di lasciarsi ad aver provocato nel pubblico e poi in rete reazioni critiche alla relazione tossica tra i due. Anche Chiara Ferragni e Fedez avevano commentato indignati la prima puntata della trasmissione. Per noi è la tossicità fatta a persona, hanno detto in un video. Valentina ha raccontato durante il Pippo Show di aver fatto di tutto per dimostrare di essere perfetta come moglie, mamma e come donna di casa. Lavavo, pulivo, stiravo, badavo i figli, li crescevo e facevo trovare tutte le sere un pasto caldo a mio marito. Dal 2018 però, secondo il racconto della ragazza, suo marito Stefano avrebbe iniziato a trattarla male, dandole dell'incapace, della stupida, nonché della persona inutile. Tutto questo anche davanti a estranei. In un'occasione, in particolare il marito, l'avrebbe addirittura obbligata a raccogliere delle patatine finite a terra, sbriciolandole con i piedi dopo averle detto «impara a fare subito quello che ti dico». Vengono raccontati poi altri episodi in cui Stefano ha sminuito Valentina davanti ai figli. Una volta semplicemente per un parcheggio sbagliato le avrebbe tirato addosso il seggiolone della bambina. Nonostante le premesse però la romana si è rivolta alla trasmissione di Canale 5 per provare a ricucire il rapporto con il marito e convincerlo a tornare a casa. Tutta questa vicenda è un fatto molto grave perché, spiega l'organizzazione, ha riprodotto e legittimato in un vasto pubblico, quale è quello di un programma di prima serata del sabato, trattamenti inaccettabili che configurano, se abitualmente riprodotti nelle relazioni, reati molto gravi che offendono beni giuridici di rango costituzionale, conclude l'associazione. Cosa ne pensate riguardo? Scrivetemelo giù nei commenti.